Rock, Paper, Wizard. Che è tra parentesi? Bentornati sul canale. Attenzione, un saluto pacione. Allora, oggi siamo tornati qui per... Guarda, sta carico. Siamo tornati qui per un tutorial. È un po' che non ne facciamo uno e subito io ho dovuto puntare a uno dei giochi che ultimamente alle fiere, a questi piccoli eventi che riusciamo a rifare post-Covid, intavoliamo sempre. Riusciamo a mettere al tavolo 6 persone e arrivano in 6 unite e vanno via divisi in coppie, litigati per sempre. Di quale tutorial parliamo? Chiaramente dall'intro l'avete capito. Lo cerco. È piccolino. Parliamo di Rock Paper Wizard. Gioco basato su Dungeons and Dragons, portato in Italia da dalla Chaos. Gioco per 3-6 giocatori della durata una trentina di minuti, poi dipende. La realtà dei fatti è che si allunga perché la regna dalle parti nostre si dice baruffe, come si può dire in italiano? Baruffe. Bataffe. Vabbè, comunque litigi in campo che allungano notevolmente il tempo, perché si discute. Ma volete vedere come si gioca? Esatto, volete vedere come si gioca e copro il tutorial, vai. Posizionate la plancia Grotta del Drago al centro del tavolo. Ogni giocatore sceglie una placca tra le 6 disponibili e prende il corrispondente segnalino mago. Le placche giocatore vanno tenute sul tavolo davanti a ogni giocatore in modo da poter identificare giocatore mago. Distribuite poi 3 pezzi d'oro ad ogni giocatore. Prendete i rimanenti pezzi d'oro e create una scorta vicino alla plancia. Questo sarà il tesoro. Ogni giocatore posiziona il proprio segnalino mago sullo spazio di partenza della grotta. Lo spazio è segnalato con una stella. Pescate e disponete le carte incantesimo a faccia in su, una alla volta e allontanandovi dal mazzo di pesca per formare una fila di fianco a esso. Utilizzate lo stesso numero di carte pari al numero di giocatori, ma mai più di 5. Questa fila viene chiamata Libro degli Incantesimi e cambierà durante il corso del gioco. Scegliete casualmente il primo giocatore. Ogni turno è composto da 5 veloci passaggi. 1. Studio. 2. Lancio. 3. Risoluzione. 4. Punteggio. 5. Ristoro. Nella fase studio, tutti i giocatori si prendono un momento per analizzare il libro degli incantesimi. Ogni giocatore decide segretamente quale incantesimo lanciare e chi sarà il bersaglio di tale incantesimo. Bisogna avere bene in mente il gesto della mano dell'incantesimo che si è scelto. Quando un giocatore è pronto per lanciare l'incantesimo, alza la mano chiusa a pugno per indicare che è pronto. Nella fase lancio, quando tutti i maghi sono pronti, urlano insieme Rock, Paper, Wizard, muovendo il loro pugno verso il basso per ogni parola della formula. Su Wizard tutti i giocatori puntano simultaneamente il gesto del loro incantesimo al bersaglio designato. Ogni giocatore deve mantenere il proprio gesto puntando al bersaglio fino a che quest'ultimo non è stato risolto in ordine di turno. Se due giocatori si lanciano lo stesso incantesimo, come in questo caso, si crea un imprevedibile incantesimo selvaggio. Entrambi i giocatori quindi pescano una carta incantesimo dal mazzo e tenendola a faccia in giù la puntano contro il bersaglio designato, sostituendola all'incantesimo che avevano scelto precedentemente. Nella fase risoluzione, a partire dal primo giocatore procedendo in senso orario, viene risolto l'incantesimo di ogni giocatore. Risolvete ogni incantesimo completamente prima di procedere al giocatore seguente. Alcune circostanze faranno in modo che gli incantesimi non si possano risolvere per intero o proprio per niente. Cercate quindi di risolvere sempre tutto ciò che potete dell'effetto incantesimo, ignorando poi tutto quello che non è possibile risolvere. Se state puntando una carta incantesimo invece che un normale gesto, significa che avete attivato l'incantesimo selvaggio. Durante il vostro turno quindi rivelate la carta e risolvete l'effetto. Una volta risolto, scartate la carta.
Nella fase punteggio si andranno ad assegnare i pezzi d'oro. Una volta che tutti i giocatori hanno risolto il loro incantesimo, il mago più vicino al tesoro prende 5 pezzi d'oro, mentre il secondo più vicino ne prenderà 3. Se due o più giocatori si trovano nello stesso spazio, si avrà un pareggio. Tutti i maghi guadagneranno quindi l'ammontare di pezzi d'oro. Se dopo il punteggio almeno un mago possiede 25 pezzi d'oro o più, la partita termina e il mago con più pezzi d'oro è il vincitore. Se c'è invece una parità, si continua a giocare fino a che un giocatore emergerà come unico vincitore. Se nessun giocatore invece ha 25 o più pezzi d'oro, la partita continua, passando alla fase ristoro. Nella fase ristoro ci sono 4 passaggi da risolvere per essere pronti al turno successivo. I maghi spinti fuori dalla grotta rientrano per buttarsi nella mischia, mentre i maghi troppo vicini al tesoro tornano indietro a causa del calore intenso. Quindi, ogni mago nella zona d'uscita blu sul tracciato grotta si muove fino allo spazio appena a destra della zona d'uscita. Ogni mago nella zona del tesoro arancione si muove fino allo spazio appena a sinistra della zona del tesoro. Scartate poi l'incantesimo più a sinistra del libro degli incantesimi, spostate tutti gli incantesimi rimasti verso sinistra e pescate una nuova carta incantesimo dal mazzo di pesca aggiungendola alla destra del libro degli incantesimi. Dopodiché passate segnalino primo giocatore al prossimo giocatore in senso orario e iniziate un nuovo turno di gioco. Eccoci di ritorno! Questo era il tutorial, il gioco è questo. Il video finisce qui, ciao! No, ma perché stiamo col Mario? Ma no, dai! Il gioco è semplice, lo impiazzi, lo spieghi alla velocità della luce, poi l'unica parte da leggere sono le carte, ma sono di una facilità da comprendere con tre simboli abbastanza chiari, abbastanza comprensibili. Sì, infatti vi ho fatto vedere prima. E quindi, che dire, è un party game con un'ambientazione molto molto gradita a tutti i giocatori di ruolo e a noi è piaciuto tantissimo, esatto. Come ha già detto lui prima, lo giochiamo molto molto spesso e anche molto volentieri. Spesso quando ci si trova in 6 al tavolo, si cerca un gioco, ne diciamo sempre un gioco per scaldarci, questo è per scaldarci proprio in generale. Anzi, vi diamo un consiglio, a noi ce l'hanno consigliato, noi ve lo riconsigliamo. Usatelo come gioco per decidere chi è che sceglie il gioco della serata. Ah, è vero, sì, questa cosa chi vince, chi vince sceglie, o chi vince sceglie chi sceglie il gioco. È qualcosa di fenomenale. Se siete un gruppo amici affiatato vi piace, se siete un gruppo amici un po' meno affiatato, come ho detto, vi piace di più, perché vi piace di più, però litigate. Si esce e litigate. Poi guarda, te lo metti dentro una borsetta e te lo porti in giro quando vuoi. Esatto, è molto facile. Quindi, il video finisce qui, vi ricordo di mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto o se vi è servito questo tutorial. Anche in giù, lui vi ricorda sempre, anche in giù, diteci cosa sbagliamo, dove possiamo migliorare. Libertà di giudizio. Quindi commentate, condividete il video se volete consigliare questo gioco a qualche vostro amico e se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella, perché vi ricordo che ogni venerdì c'è un video di gioco di ruolo e Still Life, la campagna di Dungeons and Dragons che stiamo giocando. Domenica tutto il resto, mod game, videogiochi, tutorial e quant'altro. Ci vediamo al prossimo video allora. Beh, ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.